Siamo al premio Roberto Nanolla con Amedeo Palumbo. Buonasera, grazie Amedeo di essere qui. Quest'anno menzione speciale premio Roberto. Amedeo è un comunicatore digitale, qualcuno di voi se lo ricorda, lo ha visto in video social network, Instagram, TikTok, sulle varie piattaforme, E lui da anni fa un lavoro interessante di pillole sulla storia partenopea e sulla divulgazione della gastronomia campana. Esatto. Ci parla un po' della gastronomia. È quella che interessa a tutti. Diciamo che proviamo a raccontare il bello e il buono della nostra bella Campania Felix. Quindi proviamo a raccontare tutto quello che ci piace, quindi i pillole, i fattaril e soprattutto la buona cucina. Perché poi è bello sapere la tradizione come si è tramandata negli anni. A te che ti piace? A me piace un bel piatto di spaghetti col pomodoro fresco e un po' di basilico. Esatto, un pomodoro fresco fatto con il pomarulil, rupinnala, pensa cosa ti viene fuori. Devo un pomarulil, lo chiamo San Nicola e birra catamarca. Ma la zona del Nolano è ricca, ricca, ma straricca, ne parlavamo prima. C'è la storia di Nola, si perde nella notte dei tempi. Ecco, cocco piatto tipico nolano, io voglio conoscerlo, quindi invitatemi a conoscere. E braciola! E braciolo, come vanno a essere fatti questi braciola? E a carne a pizzaiola, durante la festa dei gigli, Ok, e perché non andare a riproporre e far vedere la vera tradizione? Ho una minestra con la torsella riccia, che è un cavolo di origine greca antichissima. Ora si comincia a ragionare, quindi andare a rivedere questa storia. Ma Amedeo, che possiamo fare per rilanciare e divulgare il patrimonio artistico, storico di Nola, il villaggio preistorico, la festa dei gigli, patrimonio UNESCO, il museo archeologico che appena visitato? Noi purtroppo non abbiamo memoria storica, ci scordiamo, quindi va raccontata. Se noi andiamo a raccontare quello che siamo stati, ok, può darsi che in un futuro ci ricordiamo i Kisim e dice, ma sai che forse un po' di storia c'è sta, perché ripeto, si perde nella notte, cioè qui al museo abbiamo visto roba della preistoria e va raccontata, perché sennò ci scordiamo. E dacci una mano, vedete. Facciamo qualcosa per Nola. Bisogna raccontare la buona storia. Ma dipende anche dall'amministrazione, no? Dai politici. Ma che uno mangia, rimane la roba dopo somma. Ma perché? No, dico, rimane la roba dopo somma. Invece prendiamo un buon digestino, in modo che bello, scende. Ha fatto l'argomento pesante. Ciao a tutti.